questo video un po' sotto l'onda emotive. Ieri sera ero triste, avvilito. L'onda emotiva che viene un po' dalle notizie della devastazione che si sta facendo della foresta del Brasile, in Amazzonia. Poi la lettura degli incendi che stanno avvenendo nell'isola della Gran Canaria, incendi che si stanno succedendo nella Siberia e poi ormai la deglaciazione completa dell'Artico, la Groenlandia che sta anche questa per essere completamente spogliata dei ghiacci e quindi preda della brama di chi sta cercando di arrivare a controllare le materie prime, le rotte e poi tutto il resto, insomma. Soltanto che una volta queste cose ci sembravano anche lontane, ma adesso sentiamo sulla nostra pelle, cominciamo ad avvertire, insomma, il cambiamento climatico, queste cose qua. Sentiamo che c'è una correlazione diretta, sentiamo che sta cambiando qualcosa anche per noi, non sono più fenomeni così distanti. Per esempio, questa cosa della foresta amazzonica per me aveva una ripercussione particolare, perché fin da quando ero bambino, fin da quando andavo alle medie, avevo imparato a studiare che lì c'era il polmone del mondo, insomma, che lì avvenivano gli scambi tra ossigeno e anidride carbonica, insomma, e che finché c'era la foresta amazzonica, insomma, in qualche modo il nostro clima rimaneva pulito, insomma, la terra respirava, e così come ero abituato a sentire, insomma, che la dinamica dei ghiacci, delle correnti oceaniche, insomma, era qualcosa di fondamentale per la nostra sopravvivenza. E adesso si avverte che c'è una minaccia diretta, come dire, irreversibile, degli eventi che ormai sono irreversibili, non soltanto nel senso che presa questa piega andranno avanti così, ma che quello che si distrugge adesso non ci sarà più. Poi si parla degli incendi come distruzione degli alberi, ma vediamo, immaginiamoci anche cosa c'era di fauna, cosa c'era di vita all'interno di quegli ambienti, di specie che andranno inevitabilmente completamente distrutte, molte delle quali perse inesorabilmente. Quante morti di animali, di esseri viventi, insomma, ci stanno sotto quegli incendi. E allora tutto questo provoca una grande tristezza, perché, almeno a me, insomma, non lo so, perché c'è questa percezione di una irrazionalità che ormai ci coinvolge, anzi di una razionalità irrazionale, chiamiamola meglio, perché dietro questo c'è un'intenzione, c'è una ragione che è quella del profitto, no? Allora, non lo so, sono abituato a rappresentarmi per immagini queste cose. Io ve ne dico due che sono discutibili magari, perché a me permettono un po' di vedere, insomma, con un'immagine quello che ci possiamo aspettare, insomma, no? E che non è del tutto, che non è per niente allegro, insomma, ve lo dico subito. Però, insomma, magari altri hanno altre visioni, altre percezioni, ma ecco, io mi immagino che siamo come su una nave in mezzo all'oceano, tutta l'umanità, insomma, no? E a un certo punto sentiamo freddo e per ripararci da questo freddo cosa facciamo? Facciamo fuoco e facciamo fuoco prendendo il legno da dove? Dalla nave, perché siamo su una nave di legno, non c'erano ancora le corazzate di acciaio. Allora, man mano che facciamo fuoco, prendiamo pezzi di questa nave, prima le tavole del ponte, poi magari il timone, poi magari la barra, poi magari gli alberi e così via, insomma. E
E non, è come se non ci rendessimo conto che per soddisfare un nostro bisogno immediato, quello di vincere il freddo, in realtà ci priviamo di quello che ci supporta, di quello che ci tiene, ci permette ancora di navigare. E quindi siamo destinati inevitabilmente ad andare a fondo, perché man mano che togliamo legno a questo vascello, man mano questo vascello diventa ingovernabile, diventa incontrollabile. Allora mi viene in mente la nave dei folli di Hieronymus Bosch, nel 500 più o meno, no? Ma lì ci vedo anche una differenza, insomma, perché lì era ancora una società che, come dire, che emarginava i folli, che quindi li metteva in una nave per conto loro, li lasciava abbandonarsi completamente ai loro vizi, alla parte peggiore. Ma nel momento in cui emarginava la parte peggiore, la parte folle della società, in qualche modo salvaguardava poi la parte che era ritenuta migliore, insomma, quella razionale, insomma, quella che poi ancora decideva delle sorti del resto del mondo. Allora è ora un liberarsi di quella parte oscura, di quella parte folle che c'era nell'individuo, in certi individui nella società. Adesso no, adesso siamo tutti in questa barca, insomma, siamo tutti in questa barca e l'affondare di questa barca sarà l'affondare di tutti. E l'altra immagine che ho presente, la cosa mi rende particolarmente triste perché è un qualcosa che ritorna. Cioè, quell'altra immagine ce l'ho da 40 anni a sta parte, anche di più forse, no? Di assimilare quello che. Così come si sta comportando l'umanità, insomma il genere umano, con il suo prevalere attraverso la tecnologia, attraverso il dominio che ha preso nel controllo del mondo. E poi questa cosa si sta esasperando perché è il tempo in cui queste cose, i processi avvengono che sta accelerando in maniera abnorme, in maniera assoluta, no? Pensiamo all'incremento demografico, pensiamo a come avvengono i processi, insomma, no? Di globalizzazione, di trasformazione delle città, del mondo, di distruzione appunto, delle foreste, ma anche dei luoghi coltivati, per esempio, tutti i processi, insomma, che avvengono e avvengono così rapidamente, insomma, nel giro di pochi anni cambia completamente una realtà. Bene, già allora io. L'immagine che avevo per rappresentarmi questo era quello di un cancro, di un cancro, cioè l'umanità, capisco che è un'immagine brutta, però assimilavo l'umanità a un cancro, il genere umano è qualcosa che nella sua superiorità in realtà era superiore, come le cellule di un cancro sono superiori alle cellule normali, a quelle cellule che si adattano alle regole che l'organismo impone, che hanno il loro ruolo all'interno degli organi, che hanno il loro equilibrio in un tutto costante e tutte contribuiscono a mantenere, quando sono sane, l'equilibrio di questo organismo, che poi si esprime nel benessere di questo organismo. E allora invece il comportamento dell'uomo, della cellula uomo in questo organismo che è il mondo, diventa assimilabile per conto mio a quello delle cellule tumorali, delle cellule neoplastiche. Cioè è un qualcosa che a un certo punto cambia, prende il predominio, non si adatta più alle leggi, a questo equilibrio all'interno dei vari organi, no? E quindi cresce sia in dimensioni, ma cresce anche in prevalenza, cioè prende il controllo a un certo punto di tutto l'organismo e assoggetta l'organismo al suo metabolismo, alle sue esigenze di nutrizione. Tanto è vero che l'organismo invaso dal cancro comincia a deperire, a dimagrire. Si crea una circolazione per conto proprio, per alimentarsi, perché queste cellule hanno bisogno di un nutrimento molto maggiore delle altre dell'organismo e quindi si crea una propria circolazione a spese dell'altra circolazione e poi insomma non rimane localizzato ma va,
a insediarsi, a metastatizzare l'intero organismo e assoggetta tutto l'organismo alle sue esigenze. E questo lo fa in poco tempo, svincolandosi da quelle che sono le regole dell'organismo. Non sono più soggette alle regole dell'organismo. Vediamo, tanto per esemplificare meglio questo concetto, leggo dal web, quali sono le 10 caratteristiche delle cellule tumorali? Una proliferazione indipendente dai segnali di crescita. Quindi, insomma, l'organismo regola la crescita cellulare, la riproduzione cellulare, eccetera, no? Le cellule tumorali no, lo fanno, crescono per conto loro, si riproducono in maniera abnorme, massiva, cosa che ha fatto la popolazione umana negli ultimi 100 anni, è passata da 1 miliardo di abitanti a 7 miliardi e mezzo, più o meno, quanti siamo adesso. Insensibilità ai fattori che bloccano la crescita cellulare. Questa crescita va per conto suo, non è più regolata da altri fattori che possano mantenere un equilibrio. Evitare la morte cellulare programmata, è qua la tecnologia, insomma, no? Cerca di rendere sempre più longeve le persone, queste, di sottrarle sempre di più alla morte, anche se poi sarà un meccanismo che si ripercuote inevitabilmente nell'organismo intero, cioè perché il tumore quando poi si svincola dai rapporti, da questo equilibrio tra vita e morte, porta l'organismo stesso a soccombere. Quindi il tumore a un certo punto si sviluppa, sì, a spese dell'organismo, ma in questo sviluppo porta l'organismo poi a soccombere, a morire prima del tempo. È quello di proliferare in maniera illimitata. Ecco, gli uomini stanno proliferando, la specie umana sta proliferando, diciamo in maniera illimitata, ma sicuramente a spese di tutte le altre specie, asservendo tutte le altre specie ai propri bisogni alimentari, produttivi, tutto quello che volete. Promuove l'angiogenesi, poi, cioè promuove la formazione di nuovi vasi, cioè di nuovi canali di alimentazione adatti ad alimentare questa specie che mangia, che consuma sempre di più e quindi consumando inquina tutto quello che volete e consuma risorse in maniera incontrollata. Promuovere la migrazione e l'invasione di altri tessuti è quello che succede, no? Si invadono nuovi spazi, nuove terre a spese di tutto quello che c'era nel posto. Quindi si uccidono quelle specie che non ci vanno bene. Si diventa in qualche modo i padroni, i controllori del mondo, non soltanto del mondo fisico, ma anche del mondo animale. Insomma, no? Gli animali sono asserviti ai bisogni dell'uomo. Riprogrammare il metabolismo energetico. Sì, certo, l'uomo riprogramma il consumo di materie, di beni ai suoi bisogni e quindi trasforma inevitabilmente l'ambiente. Sfugge al sistema immunitario, è capace attraverso la tecnologia di, come dire, di opporsi, di contrastare, almeno per adesso, ma sempre meno con l'andare del tempo, secondo me, tutti quei, diciamo, quelle contromisure che un sistema ecologico può mettere in campo per mantenere se stesso nel suo equilibrio. Produce infiammazione, le infiammazioni possiamo rappresentarsele nelle guerre, nelle tensioni locali, nelle guerre più o meno combattute, ma anche nelle guerre commerciali, in tutte quelle situazioni di tensione in cui il mondo è mantenuto. E poi instabilità genomica, insomma, no? Questi processi, no? In cui anche sta succedendo che le identità anche vengono in qualche modo messe in crisi e su questo non c'è poi una strategia, no? Si vogliono mantenere identità etniche, identità nazionali, oppure si vogliono perdere di studio perché i processi poi portano in altre direzioni, portano alla
difficoltà, impossibilità poi di mantenere un'identità. Sempre più, insomma, in qualche modo le specie umane si vanno omogeneizzando tra di loro, insomma, si vanno mescolando, il che può essere un bene, può essere e può avere delle controindicazioni, insomma, come tutte le cose del mondo. Ma in realtà succede questo, insomma. E quindi anche questo ha i suoi effetti nella progressione del tumore, no? Perché se certe, come dire, se certi equilibri che determinate popolazioni avevano mantenuto rispetto al loro ambiente, questi equilibri poi vanno persi in nome di questa perdita di identità, possiamo chiamarla globalizzazione, in cui poi processi che avvengono altrove coinvolgono poi situazioni che si trovano molto lontano. Tutte queste caratteristiche che ci vengono elencate, no? In chi descrive la biologia dei tumori, le possiamo intravedere, insomma, nei comportamenti della specie umana. Soltanto che anche nei confronti dei tumori noi continuiamo ad avere, come dire, una speranza spesso immotivata, no? Ci sembra quasi che ormai la medicina ci promette anche la guarigione, il controllo dei tumori, insomma, pensiamo di poter controllare tutto. In realtà, spesso le cure che si mettono in atto, a volte sì, a volte possono far bene, a volte possono produrre effetti collaterali che sono ancora più pesanti del male, ma soprattutto vediamo che ancora di tumore si muore, si continua a morire, nonostante certe illusioni, certe cose. E ci accorgiamo che continuiamo sempre ad avere delle speranze quasi irrazionali, sia nei confronti del destino di chi è malato di tumore, o lui stesso spesso ha delle speranze irrazionali sulla sua possibile sorte. E nello stesso tempo, allo stesso modo, abbiamo queste speranze irrazionali nei confronti del nostro destino come genere umano, che secondo me ci dovrebbe preoccupare molto. Si parla, ma i fatti, vediamo, sono sempre pochi perché gli interessi nazionali, gli interessi di parte, gli interessi di casta, quello che volete, prevalgono sempre e l'accordo tra chi avrebbe le leve in qualche modo del potere è sempre lontano e i tempi si stringono sempre di più e come vediamo poi nei tumori, nonostante che a volte ci si illude, nella maggior parte dei casi, non sempre, non in certi tumori, ma spesso si soccombe nonostante le speranze, nonostante le cure messe in atto, perché le cure messe in atto, soprattutto quando è tardi, spesso sono inutili e a volte sono persino dannose, non fanno che accelerare magari i processi terminali. E tutto questo, insomma, siccome mi richiama e mi conferma in 40 anni, insomma, un'immagine, come dire, una visione che mi ero fatta, insomma, di quello che è il procedere del genere umano, insomma, lo stare del genere umano su questa terra, l'agire del genere umano su questa terra, insomma, mi accorgo che in realtà non è cambiato molto, insomma, continuiamo a comportarci sempre di più come un cancro e gli effetti di questo cancro cominciamo a sentirli sempre di più, l'opera di distruzione, di metastatizzazione, di invasione del cancro nel tessuto o nei tessuti sani si sta manifestando sempre di più. E ci sembra che questo organismo, a me sembra, poi magari spero che non sia vero, ma della speranza mi fido poco, questa speranza viene sempre meno nelle capacità di resistenza di questo organismo, del sistema mondo, terra, globo,
a resistere a questo attacco che gli viene continuamente rivolto da parte di questo tessuto impazzito che è il genere umano. Basta, mi fermo qui. Spero di essere smentito, spero che questa visione mi si dimostri che è una visione indebitamente pessimistica, che non ha motivo di essere. Dimostratemelo, vi prego. Un saluto.